benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui perché in questo video abbiamo raggiunto i 70.000 mi piace. Ve ne avevo chiesti di meno, ma li avete superati abbondantemente e quindi l'abbiamo comprato, ma non da Amazon, da Wish. È uno scam perché qua su Wish, ragazzi, costa 32 euro. Lo stesso stacco di cannone su Amazon costa 41, 10 euro di differenza. Questo è quello che abbiamo comprato, cioè dobbiamo capire se è davvero quello. Mini Napoleon Cannon. Spara. È quello che spara. È un cannone che spara. Cannon Metal Navy. Modello da tavolo. Modello di kit di artiglieria. Collezione di giocattoli. Cioè abbiamo la low quality e l'high quality. Sono esattamente lo stesso, perché è esattamente lo stesso, ma va bene così. Allora, è incredibile, ma questo cannone ci ha messo poco meno di un mese ad arrivare, con 6 euro di spedizione. Signori, se lo comprate adesso, tra un mese esatto vi arriva. Pazzesco, incredibile. Allora, tra l'altro abbiamo anche delle recensioni. Troppo piccola o giusta? Ma io questo cannone me lo sento troppo largo. È un po' troppo largo. No, infatti di troppo largo ce ne sono, non ce ne sono. Però di giusta ci sta. Mike scrive: very nice, just as expected. Nice desktop price. Che cosa ha comprato questo qua? Ha sbagliato. Comunque viene venduto da Young In In. È un negozio con 3,9 stelle. Veramente molto buono. Vediamo però tutte le recensioni, ragazzi, perché Alan: nice craftsmanship. Benissimo. Questa stessa cosa, ragazzi, la troviamo anche su Amazon. Però questo giro è dello Zulong replica desktop. Non è un computer, è un cannone. Un cannone. Un cannone. Mini cannone da scrivania in metallo per decorare la casa o teleclub. Non è solo per decorare, mi sembra che non sia solo per decorare. Comunque questo è quello che è arrivato a casa. Tra l'altro abbiamo già delle... questo è spaccato, è arrivato spaccato, veramente molto buono. Perfetto. Ovviamente, amici miei, non possiamo esimerci da vedere che cosa è arrivato a casa. Questa è la grandezza del cannone. Per farvi capire, è grosso quanto, cioè la scatola è grossa quanto la mia mano. Non è sto grande cannone, ma da quello che ho visto e poi vedremo è molto potente, quindi non è proprio una roba da collezione, ma soprattutto non è proprio un giocattolo. Allora, apriamolo. Però, signori, io so che molti di voi la stavano aspettando, ma ragazzi, io ho deciso di improvvare le mie tecniche di youtuber. Al che, signori, pezzo di scatola ci saluta, perché l'abbiamo rotta prima, e arriva il manfrotto. Ed eccolo qua. È inaccettabile, lo so, signori, ma è un prezzo da pagare. Se... cioè, non ci sono se, neanche ma. Comunque, apriamo il cannone. Tra l'altro qua potete vedere il mio poggiaposi, ragazzi, che è una figata da utilizzare quando state sulla scrivania, perché state così, avete il cuscinetto di finta pelle di... vivi, chiunque tu sia, Silvano. Allora, questo è il pacco, ragazzi. Quello che è arrivato a casa è già esploso. C'è una specie di protuberanza che esce da qua. Lo apriamo. Tra l'altro vi faccio vedere da dove arriva. Mini Armboost Naval Miniature Replica Skit. E poi con qualche polipo casa polipo. E sono gli stessi, ragazzi, che poi ci becchiamo su World. Sono gli stessi cheater, ragazzi, che producono queste cose qua. Tra l'altro vi aspetto tutti i giorni alle 13.30 per spaccare i luvi ai cheater di Warzone con lo sniper. Allora, questo è il nostro cannonino, apriamolo. Benissimo. Ma io voglio capire, no? Ma perché c'è un buco? Cioè, chi è che? C'è un buco qua. Chi è stato? Ma chi è? Chi è stato? Ma procediamo. Ovviamente, come vedete, il packaging è esemplare. Abbiamo il cannone. Vi dirò, non è fatto male. C'è addirittura anche questa cosa qua fatta di carbone plastificato, perché in Cina è pieno di maniere di carbone. Veramente molto buono. Questo è il packaging. È tenuto in maniera abbastanza intatta, in maniera abbastanza buona all'interno della scatola. E non si capisce però perché c'è sempre questo. Cioè, c'è un buco, ragazzi. Cioè, o un ratto ha provato a sfondare la scatola. Non si spiega assolutamente questo buco. Comunque, vediamo il cannone come è fatto. Questi sono i pallini, che sono tipo le nostre palle di cannone che dovremmo andare a mettere all'interno del cannone per poi farle saltare. Vi dirò, secondo me sono di metallo, non sono pallini normali. Si sente già dal peso specifico della scatoletta. Si sente che è pesante, insomma. Proviamo ad aprirlo. Da tipo il contenitore del vaccino, ragazzi. Cioè, i vaccini li bucano poi qui. È il contenitore del vaccino. Vediamo la parte odorifera.
inodore. Molto bene. Allora, proviamo a prendere una pallina e vedere se effettivamente è metallo per davvero. Allora, sì ragazzi, è metallo. Questi qua, io... cioè, questi sono pallini di metallo, ragazzi. Quelli che si usano probabilmente anche nel soft air. Sono le stesse palle di metallo. Si possono vendere i pallini di metallo? Non ci poniamo troppe domande. Questi sono pallini di metallo. Qua dentro ce ne saranno tipo un centinaio. Sono belli pesanti e belli robusti. Non so se sia proprio un giocattolo vero e proprio, ma lo vedremo. Questo invece è il cannone. E ragazzi, la cosa subito che si sente è che è bello solido. Cioè è un cannone che pesa. Adesso andiamo a pesarlo sulla bilancia. Si vede subito che abbiamo un problema un po' di ruote. Però raga, è strapesante. Proviamo a indovinare il peso. Secondo me pesa almeno 200 grammi. Andiamo a pesarlo. Bilancia, non so per a che cosa serve esattamente. Comunque, sicuramente per pesare. Mettiamo il cannone sopra. Io ho detto 200 grammi. 217 grammi. Sembra poco pesante, ragazzi, ma è pesantissimo. E poi è super compresso in un piccolo oggetto. Questo dimostra che effettivamente è fatto bene. Anche perché parliamo comunque di un aggeggio che useremo una volta e abbiamo pagato 31 euro. Allora, questo è il cannone. Praticamente, come ipotizzo che funzioni. Com'è che può funzionare sta roba, ragazzi? Cioè, non ho assolutamente idea. Dobbiamo vederci un tutorial. Comunque, di base, che cosa dovremmo fare? Dovremmo andare a riempire questa roba qui, credo, di polvere nera. Praticamente, cosa dobbiamo fare nel prossimo video? Dobbiamo riempirlo di tipo quella miscela, insomma, di cui sono fatti i petardi. Quindi la parte dentro, spezziamo i petardi, inseriamo qua dentro. Vedete, qua c'è tipo la camera dell'esplosione. La parte qua è rigata, però voi non lo vedete. Questa roba qua è rigata qua all'interno. Mettiamo la polvere nera qui dentro. Ficchiamo dentro questo, che è tipo, credo, il compressore. Lo chiudiamo con questo. E la miccia credo che entri da questo lato, ma non ne sono sicuro. Vediamo dopo. Ma allora, signori, abbiamo anche il metallino. Vediamo se ci entra. Tipo qua davanti, giusto? Corretto. Ok, entra ed esce. Quindi perfetto, ci manca solo la parte esplosiva. Voglio capire però come faccio ad armarlo. Cerchiamo un tutorial su YouTube. Allora, questo è il nostro stesso cannone, uguale, identico. Praticamente lui che cosa fa? Apre la cosa. Questa roba qua, insomma. L'ha modificato, signori. Ah, l'ha modificato. Lui toglie questa parte qui, che è la parte inutile, presumo. È la parte inutile questa qua. Lui non ce l'ha. Perché praticamente lui che fa? Lui fica qui dentro. E qui dentro ci mette la miccia in questo buchino. Procediamo, vediamo cosa fa. Lui non spiega come fa, però di base credo che faccia esattamente come abbiamo detto noi. Senza miccia addirittura. Lui va direttamente qua e brucia tutto. Ma è legale? Trapassata! Trapassata! Prossima! Ok, ho capito il funzionamento. Praticamente nel prossimo video, senza andare direttamente a comprare la miccia, noi stacchiamo questa parte qui che non ho capito bene a che cosa serva. Riempiamo questa parte qua di polvere da sparo. Dopodiché chiudiamo. Chiudiamo, infiliamo tipo qua dentro una specie di... o miccia o uno spago. Tipo prendiamo un pezzo di petardo, ce lo infiliamo qua dentro e con la fiamma ossidrica andiamo ad accenderlo. Ci sarà l'esplosione, la deflagrazione. Dopodiché il proiettile uscirà da qua. Ma vediamo che cosa si può rompere con questa cosa qua. Se riesci a spaccare la lattina, ragazzi, non è più un giocattolo. Allora, la plastica. La plastica, ragazzi. Con gli M&M, tipo M&M's, quelli da Rocky di Wish. Benissimo, allora, in teoria, la plastica con una mosca dovrebbe facilmente distruggersi, insomma. Facile. Perfetto, credo che l'abbia ovviamente trapassata. Ovviamente la buca. Se riesci a trapassare anche una lattina... Non è più un Peggy 3 questa roba. È qualcosa di più. È qualcosa di più. Lattina della Pilsen. Lattina della Pilsen. E allora, se si buca, non va bene. È vendibile su Amazon? Ha trapassato la lattina. Da punto a punto. No, 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 no. La bomboletta spray. No. E spuma da Ferrari. No. No. Ma è durissima la bomboletta spray. Ma che cosa abbiamo comprato? Pacciun. Pacciun.
Allora, credo di avere paura. Quello che mi dovete dire voi però, ragazzi, ingegneri che siete. Allora, secondo voi, questa seconda cosa, questo tipo pezzo di metallo che mi hanno dato tipo per ostruire la parte, diciamo, della polvere da sparo, dobbiamo metterla o no? Signori, devo capire ancora un po' il funzionamento. Mi guarderò qualche tutorial, ma nel prossimo video lo proviamo e vediamo se funziona. Devo capire se effettivamente spara. È complicato, ma lo proviamo. La prossima volta, prossimo video del cannone, ragazzi, lo vediamo in azione. Vediamo se riesce davvero a sfondare quello che abbiamo visto nel video. Signori, io ho comprato il cannone, ho fatto questa promessa, la prossima volta lo proviamo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo il gruppo Telegram delle offerte di Amazon, lo trovate in descrizione, il nostro gruppo con le nostre offerte. Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa. E noi ci vediamo in un prossimo video. Woo!